Polifemo si sposta a Pulsano in provincia di Taranto per la festa patronale, una 3 giorni in onore della Madonna dei Martiri e del copatrono San Trifone. Momenti religiosi come la consegna delle chiavi della città da parte del primo cittadino alla Madonna e ancora la processione, una successiva cerimonia religiosa, ma anche momenti, come dire, ludici. Come non considerare appunto le varie bancarelle si snodano per le vie del paese, ma anche momenti, dicevamo, di musica con concerti e in modo particolare con l'esibizione del complesso bandistico di Squinziano. Ma partiamo con ordine. E iniziamo con la cerimonia religiosa di consegna delle chiavi. Eccoci con il primo cittadino, il sindaco di Pulsano, una solennità, i festeggiamenti patronali molto sentiti presso la collettività, un grande impulso, un grande rilievo all'evento religioso che ovviamente è il cuore di questi 3 giorni, ma anche momenti così più ludici di aggregazione. Sì, hai sintetizzato benissimo, eventi di fede che sono il fulcro, il cuore appunto dei festeggiamenti dei nostri santi patroni, lo ricordo, la Madonna dei Martiri e San Trifone, e anche momenti ludici, momenti di divertimento, momenti di spettacolo. Questa sera, ad esempio il sabato sera, c'è il concerto dei Banana Republic, domani invece giorno 8 ci sarà la classica banda per festeggiare appunto la chiusura di questa 3 giorni dei nostri santi patroni. Sindaco, ritorniamo sugli aspetti religiosi, un grande senso di appartenenza alla fede da parte della comunità di Pulsano, uno stringersi intorno ai santi patroni. Ma credo che sia questo poi la tradizione proprio. Sia questo poi l'obiettivo fondamentale dei santi patroni, no? Riuscire a unire non soltanto nel giorno dei festeggiamenti una comunità intera, una comunità che è da sempre una comunità mariana, ma che ha anche una grande devozione per San Trifone. Dunque noi abbiamo queste radici e a causa di queste radici che la comunità dei credenti di Pulsano, non solo della mia generazione ma credo anche della generazione successiva alla mia, e non parlo di quella precedente alla mia, sono stati disposti a dare la vita del Cristo. Io sono stato in Africa e ricordo che in Africa, nel Kenya, dove sono stato anch'io, ha dato la vita un missionario di Pulsano. Io ricordo che nell'infanzia ordinavo un sacerdote qui all'altare, si chiamava di cognome Brigante. Alessandra D'Alfonso, vice sindaco di Pulsano, nonché assessore alla cultura, ecco il valore culturale, perché cultura vuol dire anche tradizione e tradizioni, di questi 3 giorni. Sì, certo, perché i festeggiamenti in onore dei santi patroni sono i momenti più intensi in cui i pulsanesi vivono la vita comunitaria. Non sono solo momenti di raccoglimento, momenti di preghiera, ma costituiscono sicuramente anche una tradizione fondamentale che si rinnova di anno in anno. Quindi è importante che queste tradizioni vengano anche tramandate di generazione in generazione, affinché appunto soprattutto i giovani non le perdano, ma le sentano proprie. Le sue sensazioni, le sue emozioni da
cittadino di Pulsano e ora nella veste di amministratore pubblico? Beh, è sempre una grande emozione vivere questi momenti, sono bei sentimenti. Questa sera e appunto durante la celebrazione della Santa Messa il sindaco consegnerà le chiavi della città appunto di Pulsano ai santi padroni, a cui sarà affidata naturalmente l'intera comunità. Un gesto molto simbolico e significativo, perché rappresenta proprio l'affidarsi nelle mani della divinità. Una comunità, quella di Pulsano, come d'altronde un po' tutta l'area tarantina, che per varie vicissitudini è sofferente, c'è bisogno di una protezione, di un sentirsi guidati. E certo, è proprio questo lo spirito, ci affidiamo ai nostri santi patroni affinché proteggano tutti i cittadini di Pulsano. Alla notizia dell'assalto di Otranto da parte delle orde turche, un manipolo di pulsanesi al comando del capitano del popolo Giovanni Antonio De Falconicus si gettò allo sbaraglio in una gloriosa operazione militare nel tentativo di dare aiuto alla città. Il loro valore riuscito vano, perché le scimitarre musulmane fecero strage di tutti i difensori della fortezza, fu ammirato persino dagli stessi nemici. Maometto II, colpito da un male inesorabile, alcuni mesi dopo nei pressi di Valona, ricordò i valorosi di Pulsano e nell'imitare il loro sacrificio volle morire non visto da alcuno. Eccoci con il parroco Don Franco Damasi, parliamo di queste tradizioni religiose, di questo sentimento forte. Come è nata la tradizione appunto della Madonna dei Martiri e di San Trifone come appunto protettori di Pulsano? Quella della Madonna dei Martiri l'ascolteremo durante la celebrazione della Santa Messa, perché ci legge un piccolo ricordo storico di quello che è avvenuto. Alcuni soldati sono andati insieme con un capitano dei Falconi, dei Falconibus, Giovanni dei Falconi. Donde il castello. Che sono andati, sì, giusto, il castello. Sono andati a combattere a Otranto per difendere la fede. Sono morti non tra i martiri, sono morti nella difesa della città. Tanto è vero che a Otranto hanno anche messo una via intitolata proprio a Giovanni dei Falconi. E per quanto riguarda quindi la devozione ai martiri, e di conseguenza prima già c'era una grande devozione nei confronti della Madonna, quindi hanno chiesto praticamente di fare questa devozione alla Madonna, che è la regina dei martiri, per tutti i martiri chiaramente, non soltanto quelli. E diciamo che questa tradizione va avanti da subito dopo il 1481, quando sono stati praticamente martirizzati. Nel 1980 noi abbiamo fatto anche un gemellaggio con Otranto. L'allora vescovo Monsignor Riezzo è venuto qui per il gemellaggio tra la nostra parrocchia e la comunità diocesana di Otranto. Ecco, un sentimento religioso forte, una tradizione che si ripete ma che si rivive ogni anno con uno spirito religioso sempre nuovo e sempre intenso. Sì, penso che comunque la comunità pulsanese proprio sente questa devozione ai confronti della Madonna. È vero che in questo paese poi nel 1933 è venuta fuori la devozione alla Madonna di Lourdes, però la devozione a Maria, qualunque titolo abbia, è importante, e credo, lo dicevo poc'anzi ai sacerdoti che stavano dentro, che da questa parrocchia sono venuti fuori tante vocazioni, tanti sacerdoti, un po' di suore anche, segno evidente proprio che la Vergine Maria chiama alla vita sacerdotale, alla vita religiosa. Per concludere, molto significativo e suggestivo il momento della consegna delle chiavi da parte del sindaco e la comunità civile che si affida alla divinità. Sì, è proprio un momento importante, perché si dice praticamente che il sindaco mette nelle mani della Vergine Santa di San Trifone tutta la comunità civile di Pulsano, perché sicuramente ogni momento che viviamo ha le sue difficoltà, e quindi avere fiducia nella Vergine Santa e in San Trifone significa anche cercare la protezione e la mediazione loro per poter vivere bene
anche questi momenti difficili. Prima di morire però si assicurò che al castello di Pulsano arrivasse in tempo un simulacro della Vergine Maria, ricavato da un unico blocco di cedro del Libano, quello stesso che oggi si ammira sull'altare maggiore. Il sovrano volle dare un riconoscimento ufficiale al valore da tutti ignorato dei giovani che, senza nome e senza divisa, vollero morire in silenzio. Il monoblocco di cedro fu portato al castello di Pulsano dall'ammiraglio Abimelech Jeilik. Quivi ad attenderlo era il cardinale Giovanni V d'Aragona, arcivescovo di Taranto. Il colloquio tra il più temuto ammiraglio della Mezzaluna e il cardinale non fu mai scritto, ma per più di mezzo secolo la minaccia musulmana non si fece più sentire. San Trifone nacque a Lampsaco, in Frigia, nel 232 d.C. da genitori cristiani. Operò molti miracoli, soprattutto guarigioni e liberazioni da possessioni diaboliche. Nel 250, durante la persecuzione di Decio, fu arrestato e torturato per non aver obbedito all'editto imperiale che prescriveva di onorare le divinità pagane. Aveva 18 anni quando subì il martirio per decapitazione. Lo stesso martirio colpì anche la sua fidanzata, Ninfa. I loro corpi riposano ora nella Basilica Santo Spirito in Sassia, a Roma. Fu proclamato protettore di Pulsano dal cardinale Latino Orsini, dopo il prodigio di aver liberato il paese dalla presenza di cavallette nel 1844. Antonio Basta, delegato del comune di Pulsano agli spettacoli e alla programmazione turistica. Prima di affrontare questo grande tema, certamente questi eventi, questi festeggiamenti patronali, al di là del fatto meramente, squisitamente religioso, hanno una valenza ai fini della crescita del territorio, del marketing. Le tradizioni comunque rendono il comune, come dire, turisticamente appetibile. Beh sì, le tradizioni mantengono. D'altronde si parla anche in generale di turismo religioso. È importante, è riconosciuto soprattutto a Pulsano l'11 febbraio con i festeggiamenti della Madonna di Lourdes, l'Ordine Carmelitano presente qui a Pulsano con il 16 luglio e poi questa festa così importante, quella della Madonna dei Martiri, del San Trifone. Certo, questi festeggiamenti creano comunità, creano aggregazione sociale, rete di incontri e soprattutto di scambi turistici, come hai detto tu. Un obiettivo importante è quello che abbiamo raggiunto lo scorso novembre, ne hai parlato una volta, è quello di la nomina di Pulsano città turistica e d'arte, un riconoscimento importante dalla regione Puglia, un tassello fondamentale per la crescita di questa comunità.
Soprattutto una soddisfazione per il riconoscimento di un lavoro che ora ha avuto, come dire, la certificazione, il marchio di qualità. Ecco, come vi state organizzando ai fini proprio della programmazione turistica? Certo, nasce dall'impegno sinergico con tutti i cittadini. È fondamentale e importante ascoltare i cittadini e fare squadra e soprattutto con le associazioni di categoria presenti sul territorio. Gli obiettivi più importanti, quelli che raggiungeremo, è quello di introdurre a gennaio la tassa di soggiorno per poter garantire tutti questi spettacoli, questi eventi importanti e soprattutto investimenti sulle infrastrutture. Un obiettivo che vorremmo raggiungere con tutta l'amministrazione è quello dell'ottenimento della bandiera blu. D'altronde è innegabile, fondamentale il legame appunto indissolubile con la risorsa mare. È fondamentale, fa parte delle nostre radici storiche e questo paese deve vivere di turismo e riconversione turistica. Il dottor Gigi Laterza, assessore all'urbanistica del comune di Pulsano, lei è già stato sindaco e quindi conosce bene il sentimento forte che lega i pulsanesi ai santi patroni. Ne ha vissute di festività, di eventi, di cerimonie religiose e rimane sempre però la base, ossia la fede. Assolutamente, è un'occasione appunto per rinnovare la fede dei pulsanesi nei confronti della propria patrona, la Madonna dei Martiri, e del copatrone San Trifone. Diciamo che i pulsanesi hanno insito nel proprio animo la fede nei confronti della Madonna. Voglio ricordare, oltre alla festa patronale, anche i festeggiamenti per la Madonna di Lourdes, in cui a Pulsano abbiamo una splendida riproduzione della grotta della Madonna di Lourdes. Questa, la festa patronale, poi in maniera particolare cade in un periodo in cui sono presenti a Pulsano anche pulsanesi che vivono fuori e quindi approfittano magari per vivere le ferie nell'ultimo periodo dell'estate, proprio per essere coinvolti anche in questa splendida atmosfera che è la festa patronale. I suoi ricordi da piccolo, certamente i suoi la portavano, è un po' un momento di festa, di gioia, no? Soprattutto per i più piccoli, e poi la crescita e poi vivere l'evento religioso, ma anche l'evento così, diciamo, ludico di aggregazione, da primo cittadino, da assessore, insomma si cresce ma con Pulsano nel cuore. Assolutamente, insieme a tutti quanti per Pulsano. E abbiamo vissuto questa emozione sin da piccolo. Ricordo le scarpe nuove, il vestito nuovo. Ne parlava proprio il parroco nell'omelia. Sì, in effetti si viveva con tanto trasporto la festa, mi ricordo le giostre, ricordo i gelati di Cicillo Testa, che tutti i tarantini conoscevano, del gelo bar, tanti bei ricordi, tante gratificazioni e ricordi vissuti come sindaco, e adesso ho la soddisfazione di vedere il mio amico Franco Lupoli porgere le chiavi alla Madonna, quindi che è una soddisfazione altrettanto forte, pari alla gratificazione che ho ricevuto. Bene, e da un momento religioso all'altro, dalla consegna delle chiavi alla processione per le vie del paese con
con appunto i simulacri della Madonna dei Martiri e del copatrono San Trifone. Terzo giorno della festa patronale di Pulsano, è il momento della processione, un momento particolarmente sentito dalla collettività, e vengono appunto portate in processione i simulacri della Madonna, Madonna dei Martiri e del copatrono. Siamo con Rossella Tagliente, che è consigliere comunale delegato alle tradizioni popolari. Ecco, tradizioni popolari che davvero hanno un ruolo fondamentale a Pulsano. Parlare di tradizioni popolari significa parlare di storia, di tutto quel background che c'è e che viene rivissuto e partecipato ogni anno. Sì, le tradizioni popolari, per dire, perché praticamente la festa della Madonna dei Martiri assieme a Trantifone è una festa sentitissima a Pulsano. Oltre alla tradizione, è qualcosa che colpisce il cuore di tutti i pulsanesi, anche il ricordo dei martiri di Otranto. Quindi abbiamo passato una settimana intensa e stasera coroniamo con la processione la festa della Madonna dei Martiri assieme a tutti i pulsanesi, con la statua della Madonna dei Martiri e San Trifone. Non è quindi solo un discorso di tradizioni, ma è un culto religioso che ai pulsanesi sta molto a cuore, perché la tradizione sì, fino a un certo punto, perché si tramanda da anno a anno, ma il culto e la religione dei pulsanesi, che propriamente è fondata su questi giorni, sulla Madonna dei Martiri e San Trifone, ed è molto importante. Il nostro obiettivo dell'amministrazione è quello di tramandare le tradizioni affinché appunto i ragazzini possano capire il motivo per cui si festeggiano questi giorni. E abbiamo tenuto anche un incontro la settimana scorsa con Salvatore Tomai e abbiamo parlato della storia di questa Madonna, il motivo per cui si festeggia assieme a San Trifone. Questo è il nostro obiettivo, è quello di trasmettere le tradizioni affinché la nuova generazione capisca il motivo per cui si fanno determinate processioni. Come dire, un presente che pone le sue, affonda le sue radici nel passato. Sì, è fondamentale questo, perché se non conosciamo il passato, il futuro e il presente non è capibile. Insomma, si fanno determinati gesti come le processioni, però non si sa effettivamente cosa c'è dietro la storia per cui si fanno determinati gesti. E appunto noi abbiamo fatto questi incontri e continueremo a farli affinché possa crescere la tradizione e il culto, e non si possa perdere strada facendo, diciamo, sia sempre più viva questo culto. Francesco Marra, assessore al marketing territoriale di Pulsano, questi tre giorni di eventi dedicati appunto alla festa patronale hanno certamente un valore religioso intrinseco, garantiscono dei momenti così di intrattenimento, di svago, un motivo per stare insieme. La collettività pulsanese appunto vive un momento di aggregazione, ma tutto questo è alla base del marketing territoriale. In questo modo si promuove il territorio, e questa tre giorni, come dire, è uno splendido biglietto da visita sulle tradizioni di Pulsano. D'altronde parliamo anche di turismo religioso. Pulsano oggi è in festa. Lo è da due giorni ormai, tutta la comunità è raccolta attorno ai suoi santi patroni, ai suoi santi protettori.
Quello della festa patronale è sicuramente un momento fondamentale, importante per la comunità, ma anche sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista civile, e si lega a doppio filo con il marketing territoriale. Infatti molta gente viene a trovarci in questi 2-3 giorni per poter, insomma, condividere con noi questo momento particolare. D'altronde Pulsano ha fatto parte anche della storia dei martiri di Otranto, ecco perché la nostra protettrice è la Madonna dei Martiri, e San Trifone, che è uno dei primi martiri cristiani. Vedo maggior fermento rispetto a qualche anno fa. Un fervore più forte, più vissuto. Rispetto a quando ero ragazzo, segno evidente che la comunità si sta stringendo sempre di più attorno alle proprie tradizioni, attorno alle proprie radici, ma anche molta gente dei paesi limitrofi che ci viene a trovare in questi momenti, e questo non può che far del bene al nostro territorio. Ormai la processione è agli ultimi metri finali, una grande partecipazione, le sue sensazioni, i suoi sentimenti, i suoi stati d'animo. Beh, grande emozione, grande partecipazione da parte dei cittadini. Ho visto anche tante presenze turistiche, no? Persone venute a visitare la nostra comunità che si trovano oggi a vivere con noi questi riti, quindi grande soddisfazione. La festa continua, adesso finisce il rito sacro, diciamo così, comincia la messa, però questa sera ancora ci sarà il concerto bandistico, quindi i fuochi d'artificio. Momento ludico, diciamo. Momento ludico della serata, quindi invito tutti i telespettatori a venirci a trovare anche nei prossimi anni, perché la festa è sempre sicuramente il 7 e l'8 settembre. Ed ora un momento davvero importante, proprio sotto l'aspetto musicale, all'insegna sempre ovviamente dell'aggregazione, ma di un raffinato gusto artistico musicale, quale è appunto l'esibizione del complesso bandistico di Squinzano. In questo momento c'è appunto la banda che sta suonando dinanzi ai simulacri, un momento
davvero suggestivo, la banda di Squinzano, ricordiamolo. Sì, la banda della città di Squinzano in questo momento ha accolto l'arrivo dei santi patroni qui in Piazza Castello, c'è grande partecipazione, tutti i cittadini di Pulsano sono davvero partecipi, coinvolti emotivamente da questo evento. Terminata la processione, ecco la messa, la solennità religiosa della domenica, terzo ed ultimo giorno della festa patronale. Dopo le cerimonie religiose siamo comunque in tema, l'arte si unisce al sacro e proprio all'interno
del castello al piano terra è stata allestita la mostra delle icone bizantine. E allora abbiamo la presidente di Casartigiani Arte Donna, Maria Luigia Scialpi, che ci illustra le finalità e un po' come è nata e come si è sviluppata l'idea di questa mostra di icone bizantine. Allora, io conosco qui la signora Maria Vendola, che è la, diciamo, la maestra per realizzare queste icone, che sono abbastanza particolari, e siccome io amo l'arte anche perché faccio parte di Casa Artigiani, quindi l'anno scorso abbiamo deciso di presentare questa mostra, che c'è stata abbastanza influenza di persone e di cui molta gente poi mi ha detto che non aveva visto queste icone, per cui quest'anno l'abbiamo riproposto. E le icone sono realizzate in maniera proprio allo stesso livello di quando venivano fatti negli anni precedenti, nel periodo bizantino, e la signora vi può spiegare meglio di me come vengono realizzate. Benissimo, e allora ci spostiamo da Maria Rosaria Vendola, che è, come dire, la maestra d'arte. Intanto, dove sono state realizzate, da chi? Insomma, parliamo proprio degli aspetti tecnici. Il laboratorio ha sede presso la parrocchia Madonna della Fiducia di Taranto, con il parroco Don Franco Bonfrate, che segue questo laboratorio, e tutti gli iconografi che vi partecipano sono qui presenti con la loro esposizione. Diciamo che quest'arte sacra non mette in rilievo la figura dell'artista, perché ciò che viene riportato sulle tavole è la parola di Dio, quindi la figura dell'artista viene messa in secondo piano. Si dà gloria a Dio attraverso l'impiego dei materiali naturali, pigmenti minerali, tempera all'uovo, oro in foglia a decalco o anche libera, tutti elementi preziosi per dare gloria al Signore. Bene, abbiamo completato la parte di Polifemo Eventi sulla festa patronale di Pulsano, la parte relativa, diciamo, agli aspetti, ai momenti religiosi, ma ci sono i momenti ludici. Ho già accennato alle bancarelle, che rappresentano davvero un'attrazione per tutti, innanzitutto per i più piccoli ma anche per i più grandi, che attraverso le stesse rivivono quegli anni ormai andati. Come non farsi prendere dal fascino delle varie prelibatezze, dei prodotti tipici, delle leccornie e quant'altro. Beh, questa è la festa anche con momenti musicali, con momenti di aggregazione, di passeggio in una calda serata di estate. Uno stare insieme da parte dei pulsanesi, ma anche da parte di chi dalla provincia e dalla regione ha deciso di trascorrere alcune ore qui a Pulsano. Ed ora uno dei momenti musicali, con il concerto dei Banana Republic. Tanta partecipazione popolare, tanto divertimento con la gente, per la gente, tra la gente. Beh, una tre giorni bellissima che vogliamo chiudere
così alla grande, con lo spettacolo pirotecnico, con i botti, con i fuochi pirotecnici. Evviva Pulsano e la sua festa patronale!